Ciao, sono Emiliano Galli dell'agenzia immobiliare Maxi dal Case. Oggi mi trovo in zona Casetta Mattei, in via dei Barbo 31, una via privata, sentite che tranquillità che c'è oggi, e vi presento un appartamento molto particolare. Originariamente entrava, come tutti gli appartamenti al piano terra, dal condominio, e in realtà la porta condominiale dal condominio è stata chiusa perché il proprietario ha preferito realizzare un ripostiglio, quindi l'ingresso è un ingresso del tutto indipendente, possiamo dire così, anche se ci sono delle spese condominiali. Quindi questo è un ingresso privato. La particolare di questa casa è sicuramente l'esposizione, perché è un'esposizione a sud-est. Oggi purtroppo non è una grande giornata di luce. Però ha 76 metri di terrazzo pavimentato e 140 di giardino, che poi il proprietario utilizza appunto per parcheggiare la moto. Ha realizzato questa veranda con angolo barbecue e per mangiare. E poi questo qui è tutta la parte esterna. Molto ampia. Che sicuramente caratterizza la casa per chi sta cercando uno spazio esterno completamente vivibile. Vediamo qui lo spazio esterno, non manca. Adesso vi accompagno all'interno per una casa che è in ottime condizioni, caratterizzata da ampie vetrate. Eccoci qui. Eccoci all'interno di casa. Quindi entrando appunto dall'ingresso indipendente, fuori c'è il giardino come vi dicevo. Quello che caratterizza sono le ampie vetrate. Oggi purtroppo non è una grande giornata di sole, però la casa gode sicuramente di luminosità esponendo a sud-est. Quindi c'è questo soggiorno con angolo cottura doppio, tant'è che loro l'hanno diviso in una zona TV, a parte gli oggetti della palestra, quindi una zona TV che è questa qui, che è spaziosa. Quindi un comodo living, e poi la zona cucina pranzo. Diciamo, le caratteristiche di questa casa consente anche, eventualmente, essendo 76 metri quadri commerciali, quindi sono circa 68 calpestabili, consente anche di ricavare una seconda stanza da letto. Questa è la prima camera da letto, che è enorme, gigante, con ampie vetrate, vedete? Molto grande, con un armadio a ante infinite. Eccola qui, o si potrebbe ricavare anche un secondo bagno in camera nel caso, però la casa è in ottime condizioni, quindi per chi volesse si può entrare tranquillamente e abitare. E questo è il bagno cieco, con comodo, con box doccia e quant'altro, angolo lavanderia, e poi è stato ricavato questo ripostiglio che può essere anche utile per cambi stagioni, alberi di Natale. Dietro quella scarpiera c'era la porta d'ingresso, che attualmente è stata murata. Quindi ricapitolando, ci siamo in via dei Barbo 31, l'appartamento si chiama appartamento Antea, è un appartamento di 76 metri quadri interni commerciali, con un salone doppio, camera da letto e molto grande, bagno e ripostiglio, lavanderia, cabina armadio, 76 metri quadri esterni di giardino pavimentato e 140 metri di giardino. Se stai cercando una casa con queste caratteristiche in una zona silenziosissima ma a due passi da tutto, ti conviene contattarmi e venirla a vedere. Per vendere casa puoi fare tu le foto, mettendoci tutto te stesso. Ma con un agente Remax? Eccoci, come va? Hai un team di esperti che lo fanno per te nel migliore dei modi.